Nuovo capitolo sul delicato caso dell'assegnazione del servizio del trasporto pubblico in provincia. Spunta il pasticcio sulle date delle termine e si va avanti un nuovo giallo. Piano industriale entro marzo, investimenti in strutture, tecnologie e professionalità alla Maugeri di Pavia. I sindacati sono però cauti, venga rispettato il contratto della sanità pubblica. Due vogoresi sono stati beccati dalla polizia mentre si erano intrufolati nel sistema informatico di un albergatore di Ischia, sottraendogli dal conto 110.000 euro. C'era anche un ex maresciallo dei carabinieri tra i bracconieri bresciani beccati dalla polizia provinciale mentre sparavano nel paese ad uccelli di piccola taglia, due cacciatori denunciati. Una piazza nel centro di Mortara ricorda la figura umana e religiosa di Don Giovanni Zorzoli, il parroco esorcista che ha lasciato un ricordo indelebile in città. Alessandro Reali, lo scrittore che scrive i gialli ambientati in provincia, è stato premiato all'Omelina Book Festival, il premio della poesia assegnato al giovane Saverio Cipolla. Ben ritrovati e buonasera da Pavia Italia. Apriamo il nostro TG con una notizia, un nuovo capitolo sul delicato caso dell'assegnazione del servizio del trasporto pubblico in provincia. Spunta un pasticcio, se così si può chiamare, sulle date delle determine e ovviamente scoppia un nuovo giallo. Vediamo il servizio di Mario Fortunato. Come può un documento firmato il 1° di giugno fare riferimento ad uno successivo di una settimana? È l'ennesimo giallo nell'intricata vicenda che riguarda l'assegnazione del servizio del trasporto pubblico locale in provincia di Pavia, una partita dal valore complessivo di 125 milioni di euro che aveva premiato in un primo momento l'offerta presentata lo scorso mese di dicembre dal consorzio pavese TPLO. Almeno fino all'apertura delle buste, Autoguidovie, società dell'Interland milanese, risultata inizialmente seconda, ha infatti inviato una diffida a Piazza Italia perché il consorzio TPLO non aveva prodotto tutta la documentazione richiesta, aggiudicandosi quindi la partita. Una guerra a suon di ricorsi che, in attesa del verdetto del TAR, si arricchisce in queste ore di un nuovo giallo. È la determina dirigenziale con cui la provincia di Pavia, lo scorso 1° giugno, ha comunicato l'esito del bando. Si tratta del documento che ha di fatto assegnato la gestione del trasporto pubblico locale ad Autoguidovie. L'anomalia, piuttosto evidente, emerge analizzando l'intera determina, la numero 501. Nelle premesse si fa infatti riferimento ad una determina dirigenziale precedente, la numero 495, con cui si legge testualmente si è provveduti ad escludere il concorrente TPLO. Nulla di strano se non fosse per la data del documento, ovvero il 7 giugno. In pratica, la determina di assegnazione del servizio, sottoscritta il 1° giugno del 2016, cita un documento che non è stato ancora prodotto, ma che dovrebbe risultare precedente a quello di assegnazione del bando, un ulteriore giallo nella ghiotta partita da 125 milioni di euro. Un giallo che ha portato le fiamme gialle, ovvero la finanza, negli uffici della provincia di Pavia questa mattina. Gli uomini del comandante Marangoni hanno acquisito alcuni documenti relativi alla gara appunto da 125 milioni di euro per il trasporto pubblico locale. I militari dovranno ovviamente esaminare la documentazione per individuare eventuali illeciti. Sul caso la Procura di Pavia aveva aperto un'inchiesta sulla base di alcuni esposti presentati dagli esclusi, ma non solo. Rimaniamo a Pavia, parliamo della Maugeri, svolta storica, dove è stato redatto un piano industriale, dove sarà redatto almeno un piano industriale di rilancio entro marzo. Saranno fatti investimenti importanti in strutture, tecnologie e professionalità. Approfondiamo il discorso con Luca Pattarini. Prima l'aumento di capitale, poi la costituzione del nuovo CDA e l'approvazione del nuovo piano industriale. Maugeri guarda avanti, archivia la fase del concordato e si prepara a quella del rilancio, tanto atteso sia dai dipendenti che dagli investitori. Giovedì verrà perfezionato l'aumento di capitale degli istituti clinici Maugeri, la Newco nata dalle ceneri della fondazione dopo la tempesta giudiziaria per lo scandalo dei fondi illeciti. Sono in arrivo 66 milioni di euro dal fondo Trilantic, che acquisirà il 30% della nuova società. Nelle prossime settimane verrà
formato il consiglio di amministrazione con 9 consiglieri, 6 saranno nominati dalla fondazione, 3 da Trilantic. Entro marzo dovrà venire poi approvato il nuovo piano industriale e l'azienda verrà infine quotata in borsa, un passaggio per il quale sarà necessaria una crescita di 150 milioni di fatturato, ovvero del 50% del fatturato annuale in 3 anni. Maugeri tornerà dunque ad investire sui dipendenti, sulle nuove tecnologie e anche sulle strutture. Terminati i lavori al nuovo ospedale di Tradate, sono partiti quelli per il polo di Montescano, una ristrutturazione da 6 milioni di euro. Il futuro della Maugeri fa sorridere solo in parte i sindacati, perché le forze sindacali chiedono apertamente al futuro CDA che venga rispettato il contratto della sanità pubblica. La Maugeri ci ha annunciato che sono arrivate al primo arrivo e ha detto che si tratta di rilanciare tutta la fondazione in tutta Italia. Noi abbiamo detto che siamo disponibili ad collaborare rispettando i ruoli sia dell'azienda che del sindacato, che ognuno deve fare il suo mestiere. Dunque diventerà un SPA, diventerà un profit l'azienda, e noi siamo per farla guadagnare, perché sappiamo benissimo che guadagnando ci potrebbero essere anche parti economiche che andrebbero distribuite poi sul personale che collabora a realizzare tali progetti. Quello che non ci è piaciuto molto è quando l'azienda ci ha annunciato che hanno disdettato da Confindustria la loro associazione e sono associati con Aris. È vero che anche quando erano associati con Confindustria si è sempre applicato e si sta ancora applicando oggi il contratto della sanità pubblica. Noi ci auguriamo che l'azienda non faccia marcia indietro, perché essendo la stessa azienda, perché poi in poche parole c'è stato solo un cambio di denominazione, ma è ancora la stessa azienda, ci auguriamo che non ci pensino e che rimanga il contratto della sanità pubblica. Se questo non fosse, probabilmente ci saranno dei problemi, si tornerebbe indietro di 2 anni e si troveranno proprio il muro, non un muretto, ma un muro proprio in merito a questa cosa qui. Ecco, però ci ha anche consolato che a domanda fatta, se il nuovo consiglio di amministrazione, cioè i componenti che sono oggi insediati, hanno recepito tutta la parte normativa che riguarda l'ex Fondazione Maugeri, c'è stato risposto di sì, dunque anche l'accordo sindacale è stato preso in considerazione dal nuovo Consiglio di Amministrazione. Ci spostiamo in Oltrepò, andiamo a Voghera, dove 2 cittadini sono stati beccati, nel vero senso della parola, dalla polizia, mentre si erano intrufoliati abilmente nel sistema informatico di un albergatore di Ischia, sottraendogli la somma di circa 110.000 euro. Vediamo i dettagli con Luca Pattarini. Erano riusciti ad accedere ai conti di un noto albergatore di Ischia, bucando tutti i sistemi di sicurezza della banca e riuscendo ad impossessarsi di 110.000 euro. Ma i 2 truffatori, entrambi 62enni e residenti a Voghera, è andata male, perché la polizia di Stato è intervenuta prima che potessero mettere le mani sui soldi. I fatti risalgono ad alcuni giorni fa. I 2 hacker sono entrati in azione nella serata di venerdì, in modo da impedire alla vittima di riuscire a contattare la banca prima della riapertura del lunedì. Grazie alle loro conoscenze sono riusciti ad aggirare tutte le misure di sicurezza del conto, compreso il codice a tempo o key generato su una chiavetta fornita dalla banca stessa. Poi hanno girato il denaro su 2 conti differenti, 90.000 euro su uno e 20.000 su un altro, soldi che con ogni probabilità sarebbero stati poi fatti sparire all'estero attraverso transazioni internazionali non tracciabili. I poliziotti, con l'aiuto dei PM della Procura di Napoli, sono però contattati i direttori dei 3 istituti di credito, congelando le somme sottratte. I 2 62enni, che hanno precedenti per reati specifici, sono stati quindi individuati e denunciati per truffa, accesso abusivo a sistema informatico e riciclaggio. Le indagini sono tuttora in corso per verificare se i malviventi avessero dei complici. Continuiamo a parlare di cronaca. I carabinieri di Groppello hanno denunciato un 39enne della provincia di Varese, in quanto secondo le indagini lo scorso mese di settembre, dopo essersi fatto ricaricare la propria PostaPay per un importo di circa 350 euro presso un esercizio commerciale di Zinasco, pagava solo in parte dell'importo dovuto, chiedendo all'esercente di poter saldare il debito dopo aver prelevato il resto della somma presso un vicino sportello, bancomat, ma ovviamente si dileguava facendo perdere le proprie tracce.
Cambiamo decisamente argomento, apriamo una piccola parentesi di politica. Da Vigevano, Forza Italia si è strutturata prevalentemente in Lomellina e pensa già alle amministrative future, prevalentemente a Mortara, ma soprattutto a Gambolò. Finalmente Forza Italia a livello provinciale esiste con una nuova forma, con dei nuovi contenuti. Il conferimento di un incarico così importante mi rende onorato. Rappresentare Forza Italia a Vigevano sicuramente è un motivo di vanto, ma mi dà un importantissimo compito, che è quello che si deve tradurre nella ricerca dell'unione e nell'ascolto di tutti gli amici che condividono con me la volontà di migliorare Vigevano. Per questo confido nell'aiuto di tutti, poiché ritengo che il bagaglio culturale, di esperienza, di politica che contraddistingue Forza Italia non debba e non possa essere assolutamente perso. A breve verrà aperta anche una sede di Forza Italia e le porte saranno aperte a tutti, perché come nello sport la vittoria non è mai del singolo, ma di tutta la squadra. Oltre all'incarico di coordinamento della città di Vigevano, ho ricevuto il mandato per il coordinamento del comune di Gambolò. Dal mio vice coordinatore Ruggero Invernizzi, concordato col coordinatore provinciale e dalla segreteria regionale dell'onorevole Maristella Gelmini. Ritengo che Gambolò sia una realtà importante, forse la terza dopo Vigevano come dimensione, chiaramente all'interno della Lomellina. E quello che voglio fare nelle prossime amministrative 2017 è molto semplice, e cioè replicare il buon lavoro fatto nelle scorse amministrative, perché un centrodestra unito, e quindi mi riferisco a Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d'Italia e le liste civiche, hanno portato alla vittoria di città governate anche dal centro-sinistra. Per entrare nel discorso di Gambolò abbiamo tracciato le linee di alleanza, superando le incomprensioni e i mal di pancia. E abbiamo ancora qualche tassello aperto da chiudere, e mi riferisco ai candidati consigliere, e inoltre per quanto riguarda il candidato sindaco abbiamo un'ipotesi di fondo, ma che presenteremo per l'avallo a tutte le forze politiche che ci sosterranno all'interno del percorso che ci verrà nel ricostruire il territorio lomellino. Ritorniamo a parlare di cronaca, andiamo nel Pavese, dove alcuni bracconieri sono stati nuovamente pizzicati all'opera dalla polizia provinciale, e tra questi bracconieri denunciati c'è anche un ex maresciallo dei carabinieri. Ancora due bracconieri sono stati scoperti dalla polizia provinciale nel Pavese mentre sparavano ad uccelli, alcuni anche molto piccoli appartenenti a specie protette. Come nel caso di cui vi abbiamo dato conto la scorsa settimana, i due venivano dal Bresciano, patria insieme a Bergamo di questa tradizionale caccia ai passerotti. Tra di loro c'era un ex maresciallo dei carabinieri. Prima dell'intervento gli agenti della polizia provinciale li hanno tenuti d'occhio a lungo e sono riusciti così ad avere prove inconfutabili della loro condotta fuori legge. Di primo acchito, quando sono stati avvicinati dalle guardie, i due hanno detto di non aver ucciso nulla. Invece, dopo la perquisizione dal doppio fondo di una cassettina in legno usata per le munizioni, sono usciti 16 uccelli appena abbattuti. Tutti, come detto, appartenevano a specie protette. 14 erano pispole passeriformi di circa 20 grammi di peso, poi c'erano un fanello e una ballerina bianca, altri uccellini di pochi grammi. Ma i due bracconieri, invece che con le loro prede, questa volta sono tornati a casa con le pive nel sacco, senza fucili, sequestrati e con una denuncia penale. Rischiano ora migliaia di euro di sanzioni e la revoca del porto d'armi. Altra notizia di cronaca, inoltre Po questa volta esattamente a Broni, dove due fidanzati hanno rubato, nel vero senso della parola, all'interno di un supermercato della città alcuni prodotti alimentari, poi fuggendo hanno ferito il vigilante. Due bottiglie di vodka e qualche pezzo di formaggio, totale 55 euro, un bottino davvero modesto, quello per cui due giovani, un ragazzo e una ragazza, pavesi attorno ai 30 anni, l'altra sera sono finiti dietro le sbarre. Il furtarello compiuto al Penny Market di Broni si è infatti trasformato nel ben più grave reato di rapina dopo la resistenza opposta all'addetto alla sicurezza. Mentre Emanuele Musmeci, il vigilantes 45enne che aveva tentato di fermarli nel piazzale per un controllo, cercava di evitare che chiudessero la portiera dell'auto per scappare, loro sono ripartiti provocandogli ferite ad una mano che i medici del pronto soccorso hanno ritenuto guaribili in 7 giorni. La coppia ha tentato quindi di scappare verso il centro cittadino, ma i carabinieri del nucleo radiomobile di Stradella li hanno intercettati ed arrestati nell'abitato di Broni, dove i due giovani di 28 e 31 anni abitavano. Sono stati quindi portati in caserma Stradella e tradotti successivamente nelle carceri di Pavia e Vigevano. Dovranno ora rispondere davanti al giudice della grave accusa
accusa di rapina in concorso. Si è parlato di legalità in regione, a Milano, infatti trasparenza e legalità sono due facce della stessa medaglia. La trasparenza è lo strumento per mantenere la legalità in quello che facciamo e tutti abbiamo bisogno di legalità, noi per primi ne abbiamo bisogno. Parole sono le parole di Gustavo Cioppa, lo vediamo nella fotografia, ex procuratore di Pavia e sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia, che ha portato i saluti del governatore Roberto Maroni alla giornata della trasparenza organizzata a Milano. È importante un controllo sull'azione amministrativa, ha proseguito Cioppa, cambia il rapporto fra il cittadino e amministrazione, che non è più torre d'avorio ma casa trasparente. L'ex procuratore di Pavia era stato chiamato proprio da Maroni per garantire maggiore trasparenza dopo l'arresto per presunte tangenti di Mario Mantovani, ex vicepresidente di Regione Lombardia. Andiamo a Mortara, in Lomellina, dove l'amministrazione comunale ha voluto dedicare, con un'inaugurazione in pompa magna, una piazzetta al compianto Don Giovanni Zorzoli, sacerdote esorcista morto esattamente un anno fa, che è rimasto nei cuori di tanti mortaresi e non solo. Pochi minuti fa abbiamo inaugurato la piazzetta dedicata a Don Giovanni Zorzoli, un sacerdote che... mortarese che è rimasto veramente nel cuore di tutti, e a pochi minuti dopo la sua scomparsa, soprattutto sui social, era partito un appello incalzante da parte di tutti i frequentatori del social, che ha sicuramente gli aspetti negativi ma anche degli aspetti positivi, che era quella di dedicare una via, una piazza, un luogo a Don Giovanni. E naturalmente, come si conosce, la legge prevede che non passare 10 anni per avere un'intitolazione di una via o una piazza, soprattutto se non crea anche problematiche di tipo urbanistico, numerazioni civiche, eccetera, eccetera. Devo dire che ho avuto un sostegno da parte della prefettura di Pavia, ma dovrebbe dare suggerenza al prefetto, che ha percepito veramente qual era il sentore dei cittadini mortaresi e ha dato questa deroga all'inaugurazione. Quindi a distanza di un anno dalla scomparsa di Don Giovanni, veramente oggi con grande soddisfazione e anche molta emozione abbiamo inaugurato questa piazzetta, che è proprio vicino, uso un eufemismo, al suo luogo di lavoro, quindi la chiesa di Santa Croce, e penso che quando si passerà di qua e si leggerà il suo nome, tutti noi lo ricorderemo con tanto affetto. Chiudiamo qui questa prima parte del nostro TG, ci rivedremo fra pochi minuti, parleremo di sanità e di eventi culturali. A dopo. Siamo ritornati in studio. A Gropello nasce e è nato un avanzato centro per odontoiatria specifica e soprattutto specialistica, il CLD Servizi. Il dottor Pozzi, che è l'amministratore della struttura, ci spiega tutte le sue particolarità. Abbiamo condiviso una nuova struttura tutti insieme con i miei collaboratori. È un passo importante nella nostra vita professionale, è un passo importante anche dal punto di vista economico. Io penso che oggigiorno, con la situazione generale che abbiamo, ci va riconosciuto un coraggio di aver affrontato una sfida. Però abbiamo idee chiare su quello che è il nostro lavoro, su come farlo e nel tempo. CLD Cairoli, perché Cairoli? Perché vogliamo rispolverare una storia importante, abbiamo dedicato questo nome a un paese che ha un'importanza nazionale. Allora, partiamo dalla nostra sala operatoria, che è una piccola sala chirurgica dove fondamentalmente faremo prevalentemente tutti gli interventi di chirurgia, implantologia, parodontologia. Il paziente arriva da noi, viene messo su questa poltrona per la preparazione e dopo gli interventi viene rimesso su questa poltrona per il post chirurgico. Questo è lo spazio dedicato invece alle cure di conservativa, endodonzia, otturazioni e devitalizzazioni. Anche questo è uno spazio dedicato in modo particolare a questo tipo di tecniche. Ogni ambiente, abbiamo pensato ad ogni ambiente specifico per le varie discipline dell'odontoiatria. Questa è la nostra TAC, che sono già 5 anni che abbiamo in dotazione. L'abbiamo trasferita, è una strumentazione importantissima per approfondire meglio la diagnosi per ogni tipo di situazione, quindi dall'implantologia all'endodonzia, ci permette di risolvere
in modo preciso e dare risposte immediate e precise ai nostri pazienti. E questa macchinetta, chiamata così, sviluppa le piccole radiografie che in automatico vengono proiettate sul computer le varie sale. Questo è l'angolo del nostro salotto, vogliamo chiamare il nostro salotto. Non ho voluto fare un ufficio, ma un nostro salotto. Vedete anche il tappeto, la scrivania, un po' di artistica. E questo è lo spazio del back office, la segretaria in questo spazio spiega, illustra il piano di cura, le varie modalità, le varie tempistiche degli appuntamenti. Qua verrà organizzato il lavoro del paziente. Questa notizia di natura medica rappresenta davvero un'importante novità per il territorio. Cambiamo ora decisamente argomento, apriamo la pagina di cultura. A Voghera una mostra racconta la città fantasma, ovvero la città nascosta. Vediamo i dettagli con Ermanno Bidone. La città fantasma esce dalla nebbia dell'oblio grazie all'opera di tre fotografi vogheresi. Guido Colla, Fabio Draghi e Arnaldo Calanca negli ultimi anni hanno deciso di dedicarsi agli angoli dimenticati di Voghera. Si tratta per lo più di strutture dismesse, dai capannoni sterminati della vecchia squadra rialzo delle ferrovie all'ex macello pubblico, dall'ospedale psichiatrico al teatro sociale, fino allo stesso castello che ospita la mostra, che per più di metà attende ancora il restauro. Abbiamo deciso di esporre, anche se gli spazi espositivo è abbastanza ridotto, alcuni scorci di luoghi un tempo vitali per l'economia vogherese e oggi sottoutilizzati e quindi abbandonati. Questa è forse la sezione della mostra Voghera, la città che cambia, che sta facendo più discutere, e questo era esattamente l'intento dei fotografi dello Spazio 53, già chiaro nel titolo, luoghi abbandonati o risorse per il futuro. Ma se il lavoro di chi documenta la realtà, il fotografo in questo caso, è proprio questo, accendere il dibattito, le risposte non potranno che venire da altrove, dalla politica e dalla società. Ma diciamo, abbiamo iniziato molto tempo fa perché credevamo che Voghera meritasse una riscoperta di questi luoghi in quanto esistono, sono sotto gli occhi di tutti, ma probabilmente nessuno sa come sono messi a questo punto. Quindi abbiamo cercato anche, delle volte così di straforo come suol dirsi, di entrare in ambienti anche un po', non dico pericolosi, ma comunque che avevano delle difficoltà di ingresso. Magari questo riesame, questa messa in vista, in luce di questi ambienti potrebbe far scaturire qualche idea a qualcuno, chissà. Continuiamo a parlare di cultura e parliamo ora dell'Omellina Book Festival, appuntamento letterario ospitato a Lomello presso l'ex chiesa di San Rocco, che ha premiato lo scrittore lomellino Alessandro Reali e il poeta Saverio Cipolla. Ida amava quell'angolo di mondo. C'era stata a fare l'amore con il suo moroso prima che diventasse suo marito. Iniziò a piangere e le lacrime si seccarono sui ricordi, caldi, come le belle mani ruvide del suo uomo, forti e screpolate dai mattoni della fornace, capaci però di accarezzarle delicatamente la punta dei seni. Un premio importante che rispecchia un po' la tradizione letteraria del territorio. Sì, no, mi fa molto piacere, è il primo premio che vinco da quando scrivo, ho partecipato ad alcuni concorsi. E mi fa particolarmente piacere perché il romanzo parla proprio della nostra terra, della Lomellina, delle nostre tradizioni, in particolare di Sannazaro del Bugondo, il mio paese. Recentemente hai pubblicato un nuovo noir, sì, che è stato dato alle stampe soltanto poche decine di giorni fa. Sì, proprio una settimana fa è uscita la quinta avventura di San Buco dell'Ori, i due detective. Io più che altro qui nel piccolo sono conosciuto per loro due, però ogni tanto mi piace spaziare un pochino e dedicarmi al romanzo storico, un noir storico. È un premio di poesia assegnato a una persona speciale,
un ragazzo che scrive delle poesie d'amore che nascono veramente dal cuore, e noi questo premio qua lo vogliamo dare a Saverio Dante Cipolla. Vieni Saverio! Carlo sarebbe fiero di te. Io vi consiglio di... Con questa notizia, per così dire, letteraria, chiudiamo qui la nostra edizione serale del TG. Io vi saluto e vi lascio in compagnia dei programmi di Telepavia, in particolare del meteo e dell'agenda del tempo libero. Buonasera.